Grazie Presidente. E stimolato dall'intervento del collega Gatti, volevo citare e segnalare il fatto che ho presentato la volta scorsa un'interrogazione urgente proprio sul tema delle catene da neve. Noto con favore che anche esponenti della coalizione a noi avversa, soprattutto da parte di Monza e nella Brianza, hanno recepito alcune delle questioni che sollevavamo recentemente. Le riassumo un po' anche per rincarare la dose, come già il collega Gatti ha fatto. L'ordinanza che De Nicola ha tirato fuori è abbastanza, non so se demenziale, è eccessivo, di sicuro è quantomeno inusuale. Oltre a essere un salasso per gli automobilisti in un periodo poco piacevole, la scarsa informazione è un altro elemento che in questa fase assolutamente si è notata. Paradossalmente l'informazione stanno facendo le pubblicità delle società di gomme, pneumatici da neve o altro, che stanno inondando le radio locali e altro, e stiamo notando anche un aumento enorme di vendite di queste cose, che probabilmente avrà un impatto economicamente positivo su un settore, ma sicuramente sui gommisti, meno probabilmente sui cittadini della provincia di Milano. Oltre a questo, la cosa che abbiamo notato è che non è stato pubblicizzato assolutamente che si tratta soltanto delle strade provinciali della provincia di Milano, quindi in realtà una persona che gira per Milano non è toccato da questo, ma sono piccole cose che messe insieme fanno di questa ordinanza un'ordinanza poco intelligente. In realtà nasconde un tema di fondo ed è una paura che lamentiamo. La manutenzione delle strade, che è una cosa seria, e la sicurezza è un'altra cosa molto seria, è a rischio, viene meno, ci sono meno fondi. Il bilancio della provincia sicuramente, anche in vista di tagli sul settore del trasporto pubblico locale e altro, vedrà, soprattutto sul bilancio dell'anno prossimo e già adesso, una serie di problemi su questo. È un modo per scaricare la sicurezza sugli utenti, un po' come dire esonda il Seveso, compratevi gli stivali. Da questo punto di vista, stiamo notando un po' di manchevolezze e volevamo assolutamente segnalarlo, per cui sono d'accordo con la proposta e quindi firmerò anche la mozione. Grazie.